Ciao a tutti ragazzuoli, sono Pietro con il Tank e questo nuovissimo video che faccio questa volta in Rules of Survival, un gioco per telefono che dovrebbe essere, come avete visto da titolo, la versione mobile di Fortnite. Ma lo sarà davvero? Lo vediamo assieme. Mi raccomando, guardate tutto il video e buona visione. Allora, come potete vedere, questa è la sala d'attesa, che è praticamente molto simile a quella di Fortnite, dove trovate le persone, potete trovare in giro le armi, potete andare in giro, picchiarli e roba del genere. Io ho sulle cuffiette per poter sentire il suono, perché esattamente come in Fortnite è molto importante sentire i passi. Come potete vedere, in alto c'è l'indicatore nord, sud, est, ovest, dove ci saranno segnati passi, spari e i movimenti con i mezzi, perché un'altra differenza che c'è da Fortnite, ci si può muovere con i mezzi. Non tutti, perché alcuni sono parte della mappa, però molti sì. Cosa che è un'arma a doppio taglio, perché a volte può servirti per essere più veloce, magari per andare in safe più velocemente, ma a volte serve agli altri per individuarti. Ad ogni modo, io non salto subito. Altra differenza, siamo in 120 invece che 150 rispetto a Fortnite. 150, non ho detto 150. Salto magari tra un po', in modo che le persone si disperdano prima. La metà sono già andate, io aspetto ancora un secondino in modo da evitare di morire subito, perché vorrei farmi una specie di piccolo arsenale prima di dover morire. Quindi andiamo verso di là, scendiamo verso non quel complesso di case che è troppo scontato, verso là, dritto là. Non so sinceramente se si può andare sull'isoletta là in fondo, che in teoria dovrebbe essere la sala d'attesa. Però non sarò io di certo a provare sprecando una delle mie partite. Ho fatto qualche partita prima di giocare a questa qua per la preparazione del video, diciamo. Ecco, scusate, in basso a destra c'è un veicolo. E dicevo, ho fatto un po' di partite, mi sono esercitato, non è stato neanche tanto male. Sono arrivato 3 volte secondo, 1 volta terzo, 1 volta nono. Diciamo, sono stato sfortunato talvolta. E adesso prendiamo subito un fucile molto utile per poter evitare di morire, diciamo. Chiudiamo, mettiamo velocemente uno zaino, uno shotgun, bene. Una differenza è che appunto ci sono gli zaini e al posto del beverone, quello che serve per fare lo scudo, c'è una corazza che è stabile addosso a te. Infatti adesso ne ho trovata una a livello 2, tra l'altro non male. E là c'è una persona, l'avete vista anche voi? Una persona che striscia, vado ad ucciderla, aspettate un attimo, faccio una corsa ad ammazzarla, sperando che stia ancora strisciando e che non mi abbia visto. Eccola qua. Eccola qua. Uccisa. Bene così, è già morta. Gli rubo l'elmetto e direi basta. Stanno molto attenti che non ci sia qualcun altro in giro, quindi entriamo subito nella casetta in cui ero e chiudiamoci dentro, perché non ho neanche tra l'altro finito di vederla. Una cosa bella che c'è è la corsa bloccata, cioè che se vai in una direzione per un certo periodo ti si blocca la corsa e non devi più utilizzare le mani, esatto come è successo adesso, oppure c'è il tastino in alto a destra che te la blocca. Eccolo qua. Sono lontano dalla safe, quindi devo muovermi. Ricarichiamo un attimo quest'arma e mettiamoci in marcia. Siamo rimasti in 83. Io direi di muoverci subito per andare verso la safe, perché 400 metri non sono pochi, per quanto lì ci sia un veicolo. E vi voglio far vedere come funzionano i veicoli, perciò lo prendo, stando sempre attenti che non ci sia qualcuno attorno a noi, cosa che si rischia sempre. Come potete vedere, in alto fanno vedere il nome di chi ha ucciso chi con che arma, cosa utile quando si è in pochi per controllare e tenere sotto controllo quante persone sono rimaste. Facciamo drive, andiamo verso la safe. Con i veicoli praticamente puoi andare ovunque e c'è la benzina, perché il veicolo non è universale, ecco. Ci si può fare del male, quindi stiamo attenti. Infatti sono sceso per sbaglio. Che cretino che sono, volevo farvi vedere il NOS ma ho sbagliato tasto. Infatti facciamo vedere, eccolo qua il NOS per andare più veloci. Siamo in safe, andiamo verso questo complesso di case. Il Thompson è un'arma molto molto interessante, l'ho già utilizzata e mi è piaciuta un sacco, di conseguenza la tengo. Stando sempre attenti alle persone, potremmo camperarcela un momento in modo da evitare di morire già da subito. Vediamo, siamo in safe, aspettiamo un attimo, ci rivediamo appena decido di muovermi. Non mi sono ancora mosso, ma vedete questo quadrato rosso sopra di me? Vuol dire che c'è un bombardamento sopra di me, una cosa che in Rules of Survival c'è,
e non è molto positivo in realtà, anche se sono dentro chiuso in casa, quindi non dovrebbe interessarmi troppo, però è una particolarità di questo gioco, ecco. Ma ci vediamo di nuovo dopo. Ho deciso di muovermi perché mi annoia brutalmente stare in una casa sola, quindi andrei a saccheggiare la casa vicina. Non sembra che ci sia stato nessuno perché c'è ancora un sacco di roba. Io però andrei a visitare anche questa casa qua di fianco. Siamo molto lontani dalla safe questa volta, molto lontani. Fortunatamente ci sono dei veicoli qua in zona, di conseguenza mi sa che vado subito a prenderne uno e scappo, palesemente. Investo col tizio. Lo investo subito. Che muore se lo investo. Non l'ho investito. Bah! Spero di averlo ucciso. No, non l'ho ucciso. Rischio di morire male, quindi scappiamo, va. Perché non avendo reinvestito, lui mi può sparare. Comunque andiamo dritti dritti in safe e andiamo a cercare in un altro complesso di case qua vicino qualche cosa da prendere, da spizzicare, diciamo. Vedo che c'è una persona lì. C'è una persona, ma da qua non riuscirei ad ucciderla. Chi mi ha ucciso? No. Mi ha ucciso lei. Possibile. Da lì. È stato bravo. Comunque, sono arrivato 38esimo. Io vi dico che concludo qua la puntata perché vi ho fatto vedere un po' tutto. Vi chiedo se volete che porti qualche video, qualche altro video su questo gioco, in modo che magari vediate qualche partita fatta un po' meglio. Perché qua sono arrivato 38esimo, ma volendo, altre volte ero riuscito ad arrivare anche più avanti. Io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, rispondete al sondaggio e commentate qua sotto qualche consiglio, qualche impressione che avete avuto su questo gioco e sulla differenza che potete trovare con Fortnite. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao!